Allora, buongiorno a tutti di nuovo. Oggi diciamo, è la penultima volta che ci vediamo ed è anche l'ultima in cui vediamo delle cose nuove. Ok, quindi la prossima settimana la dedicheremo a fare una simulazione d'esame. Lo so che è un po' presto, però vi potrà sicuramente aiutare. Quindi la mia idea era di fare la simulazione nelle prime 2 ore, facendo proprio finta di essere all'esame. Invito anche a chi segue online, se può, di venire, così prova anche i PC se non li ha mai provati e vede come dovrà fare all'esame. Ovviamente ci sarà anche la possibilità di farla, diciamo così, da casa, però qui è sempre meglio. E quindi faremo questa simulazione le prime 2 ore, poi così nelle ore successive la risolviamo insieme e se avete altri dubbi o domande su altri esercizi possiamo discuterne e provarli. Ok, quindi prossima settimana niente di nuovo, ma prova simulazione di esame. Oggi faremo la parte sulla ricorsione, ma prima magari vediamo brevemente la risoluzione di due degli esercizi dello scorso laboratorio, che erano abbastanza facili, il primo e il secondo. Del terzo potete trovare una soluzione proposta sul sito. Del corso era un po' più lungo e soprattutto non aveva una consegna così precisa, quindi si poteva prestare a varie interpretazioni. Ne trovate una sul sito del corso. Riguardo al primo, invece, l'esercizio chiedeva di usare la funzione map che abbiamo conosciuto in questo blocco di Python Functional e le lambda expression per definire una nostra funzione, che qui ho chiamato map preconcat, ma potevate chiamarla come volevate, che prende una stringa in una variabile chiamata pre. E la aggancia alle n stringhe presenti in una lista di stringhe. L'esempio era molto chiaro, quindi questa funzione data ad esempio la stringa pre.com, dove è una lista di 3 parole, pewter, pile e mute, doveva agganciare com alle 3 parole, creando una nuova lista computer, compile e compute. Allora, come facciamo questo esercizio? Di nuovo, anche questo esercizio è fattibile in n modi diversi, ma noi seguiamo ovviamente la consegna dell'esercizio. Noi sappiamo che in input, da qualche parte, abbiamo una lista di parole. Teniamola uguale all'esempio, quindi pewter, file mute. E poi abbiamo anche una stringa che salviamo in una variabile pre, che se vogliamo allinearci all'esempio contiene com. Ok, noi vorremmo avere una funzione, chiamiamola map preconcat, che ovviamente dovremo creare, ora sto solo introducendo così, che riceve queste due cose, quindi la mia stringa pre e la mia lista, e in output ci ritorna una nuova lista con le parole modificate con la stringa pre davanti. Possiamo pensare poi direttamente di stampare il risultato che questa funzione ci ritornerà. Ok, abbiamo impostato il programma principale, adesso vado a definire questa funzione qui, che ovviamente non è ancora definita da nessuna parte. Def map preconcat riceverà due parametri, li posso chiamare nello stesso modo, li posso chiamare in modo diverso, non importa, tanto dovreste aver capito come funziona il passaggio di parametri in Python. Allora, l'esercizio ci dice che dobbiamo usare la funzione map. Che cosa fa la funzione map? Serve in quei casi in cui, data una sequenza, vogliamo
applicare, fare qualcosa su ognuno degli elementi presenti in quella sequenza. E questo è proprio il caso nostro. Noi per ogni stringa presente in questo caso nella sequenza ci vogliamo applicare davanti, appiccicare davanti un'altra stringa. Quindi è un classico esempio in cui si può usare la map perché vogliamo fare qualcosa per tutti gli elementi di una sequenza. D'accordo? Quindi da qualche parte map ci sarà. Ora, che argomenti riceve la map tipicamente? Tipicamente due. A sinistra una funzione che definisce che cosa vogliamo fare su ogni singolo elemento. Quindi una funzione, vi ricordate il problema della scorsa volta, comune a molti, che lavora su un singolo elemento per volta. E a destra della virgola la sequenza di questi elementi. Quindi a destra ci sarà sicuramente my list. A sinistra la nostra funzione. Ora, noi potremmo avere un'altra def, l'abbiamo visto la scorsa volta, in cui definiamo proprio questa funzione che noi andiamo a passare qui a sinistra della virgola. L'esercizio però ci chiede non definirla tu, questa funzione, esternamente, ma usa una lambda expression. Intanto, queste cose che facciamo nella map sono talmente semplici che, diciamo così, possono anche non avere un nome. Possiamo definire al volo qua dentro con una lambda expression. Lambda expression, l'abbiamo visto la volta scorsa, è un modo conciso di definire le nostre funzioni. Senza dover usare la def, senza dover dare un nome a questa funzione. Ovviamente va bene in casi semplici, perché abbiamo visto non ci permette di fare qualunque cosa. Però nei casi in cui ci basta, diciamo così, ad esempio, prendere un elemento e farci qualcosa sopra, vanno benissimo. Come si definiscono? Innanzitutto con la parola chiave lambda. Lambda, questa c'è sempre. Poi abbiamo l'elemento su cui andremo ad operare, vi ricordo, opera su un elemento per volta. Questa cosa che la map in automatico mi prenda un elemento per volta da myList e me lo metta in x, avviene appunto in automatico. Noi sappiamo che dentro questa lambda ogni volta abbiamo un x che corrisponde a uno degli elementi della sequenza. Due punti. A destra dei due punti, cosa vogliamo fare su x? Cosa vogliamo fare? Appiccicarci? Pre. Ok? Pre è sempre uguale, la riceviamo come parametro. Pre più x. È chiaro? Ora, ovviamente, qui l'abbiamo calcolata questa cosa, ma innanzitutto abbiamo visto che la map non ritorna una lista direttamente e quindi potremmo pensare di convertirla con list, e va bene. Ma poi, facessimo così, la calcoleremmo e poi la butteremmo via perché non la stiamo utilizzando. Dobbiamo anche ritornarla a chi ce l'ha chiesta. Con una return. Proviamo. Direi che sembra funzionare. Dubbi, domande? Ok, se non ci sono dubbi possiamo passare al secondo, che era addirittura forse ancora più facile. L'esercizio chiedeva, data una lista di tuple, in cui ogni tupla era composta da un numero e una stringa, e un esempio era riportato qui, occorreva scrivere un programma che ordinasse questa lista di tuple con un criterio molto particolare,
mi viene anche da dire non molto furbo, ma è quello che il programma ci chiede, era per farvi vedere come si possa usare la funzione sorted. Vogliamo ordinare sulla base dell'ultimo carattere del secondo elemento di ogni tupla. In sostanza, K per la prima tupla, A per la seconda, ok? L'ultimo carattere del secondo elemento, che in questo caso era una stringa. Nell'ordine inverso. E quindi l'esercizio ci chiedeva di usare appunto la funzione sorted con il parametro reverse, che abbiamo visto l'altra volta, per stampare al contrario, per ordinare al contrario, e anche lambda expression. Perché qui ci chiede di usare lambda expression? Perché ci serve una funzione in questo caso? A quale scopo? Ok, come dice il vostro compagno, serve per definire il criterio di ordinamento. Noi la funzione sorted la possiamo usare così al volo quando abbiamo, ad esempio, una lista di numeri, una lista, una stringa, una lista di caratteri, dove ogni elemento è un elemento, diciamo, singolo, base. Allora lui usa l'ordine più appropriato per ordinare questa cosa. Quando invece ogni elemento contiene un'informazione un po' più strutturata, come in questo caso, se vogliamo dire alla funzione sorted come ordinare, dobbiamo farlo passandogli una funzione che, un po' come per la map, lavora su un elemento per volta e, dato ogni elemento, ritorna il valore semplice su cui vogliamo fare l'ordinamento. In questo caso, questa funzione, lambda, che cosa dovrà ritornare per ogni elemento? L'ultimo carattere del secondo elemento. Quindi, qui ritornerà K, qui ritornerà A, qui la I, eccetera. E la funzione sorted userà questi caratteri per ordinare gli elementi all'interno della lista. Ok, allora mi copio questa lista, se riusciamo. Sì, dovrebbe essere. Ok. Ed è molto veloce questo programma, nel senso che si risolve con una riga. Vi ricordo che la sorted ritorna una nuova lista, quindi lascia inalterata cities, ma me ne ritorna una nuova ordinata. Chiamiamola ordered cities, uguale. Utilizziamo appunto la funzione sorted, a cui passiamo sicuramente le nostre città, quindi la lista originale da ordinare, virgola, poi lascio un attimo vuoto il secondo parametro, vado sull'ultimo, sul terzo, l'esercizio ci chiede che sia ordinata in modo inverso e quindi possiamo usare reverse uguale true. E va bene anche questo. E poi in mezzo c'è il punto chiave. Per dare il criterio di ordinamento utilizziamo l'attributo key uguale, e qui serve una funzione. Di nuovo, avremmo potuto definirla noi esternamente con una def, ma il programma ci chiede, l'esercizio ci chiede una lambda, e quindi facciamo questa lambda. Anche qui è una funzione semplice, prendiamo un elemento per volta e su quell'elemento che cosa facciamo? Ne ritorniamo un pezzo, quello che ci serve. Quindi input, output, facile. Lambda, x, chiamate come volete questa variabile, che sta a indicare ogni tupla della lista. Come facciamo a ritornare l'ultimo carattere del secondo elemento? Dobbiamo cercare di filtrare il tutto, no? Con vari passaggi. Innanzitutto, partiamo dall'esterno. Ci serve il secondo elemento della tupla, ok? X è la tupla,
E quindi iniziamo già a prendere solo il secondo elemento. Come faccio? Beh, con la notazione posizionale x di 1, ok? Qui sto accedendo alla stringa di ogni tupla. La prima volta sarà New York, la seconda volta sarà Alabama, Hawaii, eccetera. Non basta, perché di questa stringa ne voglio solo l'ultimo carattere. Come facciamo a prendere l'ultimo carattere? Ci sono almeno due modi. Allora, il primo è usare gli indici in negativo. Quindi se io scrivo meno 1, l'indice posizionale meno 1, Python, diciamo così, capisce che deve partire da destra e tornare indietro. E quindi prende la stringa, parte dal fondo, meno 1, prende il k. Questo forse è il modo più facile. Altrimenti, se vogliamo partire da sinistra perché ci viene meglio, c'è il modo di ottenere direttamente l'ultima posizione. E qual è? Usare la lunghezza della stringa. Quindi a posizione len meno 1 c'è l'ultimo carattere della stringa. Occhio che la stringa è x di 1, ok? Quindi non basta fare len di x, perché x è la tupla intera, ma len di x di 1 meno 1, perché si parte da 0. In questo modo, per ogni tupla, prendo l'ultimo carattere. Vabbè, e poi possiamo stamparla. E vediamo. Sembra funzionare, abbiamo T, I, A, A, A. Ho guardato gli ultimi caratteri delle stringhe. D'accordo? Ok, vi invito anche a provare il terzo esercizio. Se non l'avete ancora fatto, poi potete confrontarlo con la soluzione proposta. Lì semplicemente era un rifare un esercizio che abbiamo già fatto, forse con un'aggiunta, non mi ricordo, però cercando di renderlo il più funzionale possibile. Non c'erano gli ingredienti specifici, come in questo caso usa la sorted, usa la map, ma potevate sceglierli voi, a patto di usarli. Quindi abbiamo visto che le cose in modo funzionale si possono fare in modo diverso, e quindi ci sono n soluzioni possibili. Va bene, se non ci sono domande, passerei al blocco nuovo, che è anche l'ultimo. E l'ultimo è allo stesso tempo sicuramente il più ostico, ok? Mi verrebbe quasi da dire benvenuti all'inferno, nel senso che per esperienza personale anche in altri corsi la ricorsione è sempre uno di quegli argomenti in cui bisogna sbatterci la testa tantissimo e fare tanti esercizi. Ora, io confido nel fatto che voi siate già degli esperti, perché se non sbaglio qualcosa avete già visto di ricorsione? Fatemi un cenno, sì? Ok. Noi magari riprenderemo qualche dettaglio che magari sapete già, però è utile ripassarlo, e magari vedendo anche le cose da un altro punto di vista, perché ognuno ha il suo punto di vista, magari riuscite a comprendere meglio questo modo di programmare. Ora, magari in questo blocco, nel laboratorio, eccetera, vedremo anche esercizi appositamente un po' più complicati, ok? Ovviamente all'esame saranno magari più semplici, ve lo prometto, però se riuscite a fare questi esercizi, soprattutto alcuni di quelli presenti nel laboratorio, dovreste essere ragionevolmente sicuri che se all'esame capita casomai un esercizio sulla ricorsione, riuscite a farlo. Ok?
Perché ricorsione? Soprattutto cerchiamo di inserirlo nel contesto della programmazione funzionale, che è un po' il main topic di questo corso. Perché ricorsione? Perché adotta un approccio dividi et impera, quindi permette di risolvere un problema dividendolo in problemi più semplici. È un modo di anche, per certi tipi di esercizi, di esplorare tutte le possibili soluzioni, eventualmente per trovare quella ottima, quella migliore. Si presta molto bene a gestire strutture dati che sono inerentemente ricorsive per natura, tipo gli alberi o i grafi. Anche le liste possono essere viste con un po' di fantasia come una struttura dati ricorsiva. E poi appunto perché ci permettono di programmare in modo funzionale, nel senso che chi programma in modo funzionale tipicamente non utilizza cicli, ma utilizza la ricorsione al posto dei cicli, ad esempio. Perché anche una variabile all'interno di un ciclo può essere visto come uno stato su cui il nostro programma dipende. Ok? Appunto, questo è quello che ho detto appena adesso. Sostituendo, c'è qualcuno con il microfono attivo, c'è qualche domanda online? No. Allora glielo disattivo io. Scusate per la brutalità. Ok. Dicevo, sostituendo i cicli con la ricorsione si va sempre più a ricercare, a spiegare al computer che cosa si vuole piuttosto che come farlo. E quindi si programma in modo più funzionale. Va bene, una definizione banale. Che cos'è un metodo o una procedura o una funzione ricorsiva? Possiamo definire appunto un qualcosa ricorsivo quando all'interno della definizione di questo metodo abbiamo un richiamo al metodo stesso. Non solo direttamente, ma potrebbe anche avvenire indirettamente. Okay? Io ho il metodo A che chiama il metodo B, che a sua volta chiama il metodo A. Anche questo è un programma ricorsivo. E quindi un algoritmo nel suo complesso si può definire ricorsivo quando è basato su delle funzioni che sono ricorsive. Questo cosa vuol dire? Che la funzione continuerà a richiamare se stessa e ripetere un determinato comportamento. Ma fino a quando? Ok, questo è uno dei punti chiave. Uno dei classici errori, almeno all'inizio, è lanciare il programma ricorsivo e stare lì e vedere che niente termina, il computer si impalla e non funziona più niente. Perché? Perché prima o poi questa ricorsione deve finire, altrimenti andiamo incontro a un loop infinito. Quindi la ricorsione finisce quando un sottoproblema diventa talmente semplice per cui possiamo ottenere immediatamente il risultato. Dietro le scene, diciamo così, ogni chiamata ricorsiva aggiunge allo stack il suo contesto di esecuzione e quindi andando giù nell'albero della ricorsione, ogni chiamata chiama se stessa, abbiamo questo stack che si popola fino al caso terminale in cui ritorneremo un risultato perché siamo in grado di calcolarlo immediatamente, e allora questo stack mano a mano si srotola all'indietro, ritornando alla chiamata originale che ha dato là a tutta la ricorsione. Allora, alcuni problemi, soprattutto di Python. Python è estremamente lento nell'eseguire programmi ricorsivi e ha una dimensione dello stack limitata. Si può anche aumentare, comunque in ogni caso non è il linguaggio di programmazione più adatto per la ricorsione rispetto anche ad altri linguaggi di programmazione. In generale, possiamo dire così, non siamo dei fanatici della programmazione funzionale pura, abbiamo visto che Python è un programma multiparadigma e quindi
quando una versione iterativa può essere facilmente trovata, usatela, ok? Perché è più leggibile e in generale, soprattutto per Python, è più efficiente, ok? Quindi nella vostra vita, non lo so, lavorativa, questo è un consiglio che vi posso dare. Ovviamente se il programma richiede, se l'esercizio richiede all'esame di fare un programma nella sua versione ricorsiva, però fatela in modo ricorsivo, perché altrimenti non prendete punti, banalmente. Tuttavia, anche se sostituire i cicli for con la ricorsione non ha molto senso, se non per chi programma in modo funzionale puro, ci sono molti problemi che di natura hanno una descrizione che si presta bene, che è ricorsiva la stessa definizione, no? E quindi problemi che si prestano bene a essere risolti in modo ricorsivo. Quindi ci sono problemi per cui è più facile pensare a una soluzione ricorsiva rispetto a quella iterativa. Quindi definiamo un metodo per risolvere dei sottoproblemi simili a quello originale, ma più piccoli, più facili da risolvere. E allo stesso tempo definiamo poi un metodo per ricombinare queste varie soluzioni che abbiamo trovato dei sottoproblemi. Un approccio divide e impera. Quindi, dato un problema P, lo dividiamo in un set di problemi, che ho chiamato qui QI, che sono sempre complessi, però più semplici da risolvere del problema originale. Cerchiamo di risolvere ogni QI, eventualmente dividendo ogni QI a sua volta, e poi facciamo il merge delle soluzioni. Quindi prendiamo le varie soluzioni e le mettiamo insieme. Questo è l'approccio in generale. Poi questo approccio si può declinare in vari modi a seconda dell'esercizio del problema che stiamo affrontando. Ad esempio, come detto già prima, la ricorsione si può anche essere usata come una procedura sistematica per esplorare tutte le possibili soluzioni di un problema. Vedremo ad esempio un esercizio che facciamo insieme dopo, il calcolo degli anagrammi. Ok? Lì proviamo tutte le possibili combinazioni delle lettere tra di loro e quindi usiamo la ricorsione per esplorare tutte le possibili soluzioni. Allora, questo può essere visto come uno schema abbastanza generale, vedremo che poi ci aggiungeremo dei pezzi, ma dato un problema, abbiamo la funzione solve di questo problema che innanzitutto, l'abbiamo già detto a parole, divide il problema in una, ad esempio, lista di sottoproblemi, poi cicla per ognuno di questi sottoproblemi, ok? E prende ogni sottoproblema e prova a risolverlo con la stessa funzione solve. Quindi si rientrerà qua dentro, eventualmente si dividerà ancora una volta il sottoproblema che si era già trovato, scendendo poi nell'albero della ricorsione. Alla fine, tutte le soluzioni di questi sottoproblemi vengono, in questo caso, inseriti in un'altra struttura dati, subsolution, e alla fine, quando tutti i sottoproblemi sono esauriti, andiamo a combinare le soluzioni in una soluzione finale. Ok? Vabbè, questo è quello che abbiamo già detto. Ecco, però, come facciamo a stoppare la ricorsione? Se non lo facciamo, rischiamo appunto di andare incontro a problemi, cioè a programmi che non terminano mai. Quindi la ricorsione ovviamente non deve essere infinita. Possiamo dire che dopo aver suddiviso il nostro problema in un numero consistente di sottoproblemi, questi sottoproblemi diventano piccoli, facilissimi da risolvere, adottando metodologie che non richiedono più la ricorsione, quindi non richiedono più di dividere ancora una volta il problema.
Quindi quando questi problemi diventano di questo tipo, facili da risolvere, noi possiamo stoppare la ricorsione. Come si stoppa la ricorsione? Lo vedremo con una return. Quindi facendo ritornare la funzione ai livelli sopra, a chi mi aveva chiamato in precedenza. Quindi tipicamente abbiamo questa ricorsione, questa funzione che chiama se stessa, chiama se stessa, chiama se stessa, va giù, 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 senza fare nessuna return, ma sempre solo chiamando se stessa. A un certo punto, tac, troviamo che il sottoproblema è facilissimo da risolvere, allora facciamo una return. Questa return fa tornare indietro l'albero e le chiamate ricorsive, nel senso che ritornerà questa, poi ritornerà quella sopra, poi ritornerà quella sopra e si andrà all'indietro fino alla funzione chiamante. Quindi questa cosa dello stoppare la ricorsione è chiamata condizione di terminazione. Da qualche parte della nostra funzione ricorsiva ci dovrà essere, ad esempio, una if in cui testiamo questa condizione di terminazione. If il problema è abbastanza facile da risolvere, sì, return, altrimenti continuo con la ricorsione. E questo è quello che ho detto. Allo schema generale di prima aggiungiamo questa parte verde che prima non c'era. Quindi la prima cosa da fare in una funzione ricorsiva è chiedersi: siamo già arrivati alla condizione di terminazione? Possiamo finirla qui o dobbiamo andare avanti? Se dobbiamo andare avanti, andiamo avanti, altrimenti ci fermiamo e non dividiamo più il problema. Vedete che nella parte verde non c'è nessuna chiamata a solvo. Quindi se siamo nella parte verde, la ricorsione non va più avanti. Mentre nella parte viola abbiamo la chiamata alla funzione. Dicevamo, ovviamente poi questa metodologia della ricorsione si può declinare in vari modi. Uno di questi è l'esplorazione sistematica di tutte le possibili soluzioni. Allora, se vogliamo fare questo, e il problema ce lo richiede, c'è un tassello in più da aggiungere. Spesso questi problemi sono problemi di ricerca, ok? Quindi esploro tutte le possibili soluzioni cercando la soluzione migliore. Ci sono poi anche altri problemi in cui effettivamente vogliamo proprio enumerare tutte le possibilità. Così, questo è il caso degli anagrammi, ad esempio. Come si lavora con questo tipo di problemi? Si lavora in questo modo. Si ha sempre la divisione in sottoproblemi, che possiamo chiamare step in questo caso. Si fa qualcosa con ognuno di questi step, quindi per tutti gli step che abbiamo trovato, facciamo qualcosa col singolo step, richiamiamo la ricorsione, ma poi facciamo backtracking. Questo è un altro concetto importante. Ad esempio, facciamo l'esempio degli anagrammi, così inizio a introdurvelo un po'. Supponiamo, noi abbiamo una stringa in ingresso, ok? La stringa ciao, vogliamo trovare tutti gli anagrammi di ciao. Come possiamo fare? Noi diamo in pasto questa stringa al nostro algoritmo ricorsivo e potremmo procedere in questo modo. Potremmo costruirci, step by step, diciamo così, i nostri anagrammi. Supponiamo, cerchiamo tutti gli anagrammi che iniziano con la lettera C. Avremmo C, A, O, I e via dicendo. Ok, allora, prendiamo una stringa vuota, ci mettiamo dentro la C e poi lanciamo la ricorsione dicendo: ok, io ti ho dato un punto di partenza che è la parola con la lettera C, pensaci tu ad aggiungerci le altre lettere, ok? E via dicendo la ricorsione andrà avanti provando le varie lettere. Ovviamente però non abbiamo solo anagrammi che iniziano con C,
abbiamo anche anagrammi che iniziano con I in questo caso. Allora, a un certo punto della ricorsione, quando saremmo tornati indietro a quando abbiamo messo la prima lettera C, noi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo togliere quella C, quindi backtracking, e provare con un'altra lettera iniziale, mettere magari la I. Ok? Quindi questo è il concetto di backtracking. Quando vogliamo esplorare tutte le possibilità, prendiamo un percorso, seguiamo quel percorso, ma poi quando torniamo indietro, visto che non abbiamo finito, togliamo e mettiamo lettere, in questo caso, per andare verso un altro percorso. Ok. E come manteniamo lo stato? In questo caso, sempre degli anagrammi. Noi, ogni volta che troviamo un anagramma, dobbiamo salvarcelo da qualche parte, perché altrimenti, facendo backtracking, noi togliamo di nuovo le lettere, rischieremo di perderci l'anagramma trovato. Quindi, in generale, come manteniamo lo stato in una ricorsione? Sono due approcci di cui uno è caldamente sconsigliato. Il primo è passare i parametri, ok? Quindi queste funzioni si passano tra di loro dei parametri e quindi le funzioni ricorsive tipicamente hanno un consistente numero di parametri. E l'altro è utilizzare il global scope, quindi variabili globali. Ma se abbiamo capito bene come funziona la programmazione funzionale, questo è da evitare. Perché appunto... è un side effect, uno dei side effect che abbiamo visto all'inizio. Quindi il primo è sicuramente l'approccio da adottare. Allora, ho due esempi che vi fanno vedere queste due modalità. Partiamo da quello da evitare. Allora, questo programma, ok, chiede di calcolare in modo ricorsivo la somma 1 più 2 più 3 più 4 fino a 10. Non lo facciamo insieme perché preferisco che iniziate a fare gli esercizi veri e propri che ci sono dopo, ma vediamo un attimo sulla slide direttamente come funziona questo programma. Allora, abbiamo la funzione sum recursive, che è la funzione ricorsiva. Che cosa facciamo? Vedete che lasciamo stare la riga 6 e la riga 7. A riga 9, quindi all'inizio della nostra funzione, abbiamo subito un check. Questo è il check della condizione di terminazione. In questo caso ci chiediamo, siamo arrivati a 11? Se siamo arrivati a 11 vuol dire che non dobbiamo andare più avanti, perché l'esercizio ci chiede di sommare i numeri da 1 a 10. Quindi, siamo arrivati a 11, abbiamo finito. Return accumulated sum, che sarà la nostra variabile che tiene traccia della somma accumulata da 1 a 10. Altrimenti siamo ancora in un numero precedente. Allora, cosa facciamo? Prendiamo la somma a cui siamo arrivati in questo momento qua, ci aggiungiamo il numero corrente, quindi accumulated sum uguale accumulated sum più current number. Facciamo progredire il numero corrente, quindi current number uguale current number più 1, e richiamiamo di nuovo la funzione, perché non siamo ancora arrivati alla fine. Quindi vedete qui, preparo prima della return i dati per il prossimo giro, diciamo così, e poi richiamo la funzione stessa. Quando arrivo a 11 ho finito e ritorno accumulated sum. È chiaro il procedimento? Adesso, questo current number e la nostra accumulated sum sono, nel nostro caso, lo stato che vogliamo mantenere per questo specifico esercizio. Allora, vedete che qui abbiamo questo stato, queste due variabili, definite fuori dallo scope della funzione. Sono definite nel programma principale. Sono delle variabili globali. Dopodiché, riga 6 e 7 sono due istruzioni che dobbiamo utilizzare in Python per dire, guarda che qua dentro la funzione
current number si riferisce a quella fuori, a quella globale. Solo una questione sintattica di Python, che ad esempio in C non c'è. Però detto questo, l'approccio funziona in questo modo, nel senso che quando qui dentro ci riferiamo a accumulated sum, stiamo in realtà modificando direttamente la variabile globale. Evitiamolo, perché altrimenti non è programmare in modo funzionale, ma prendiamo queste cose che erano globali e passiamocele ogni volta, ok? Ti preparo le cose e poi te le passo come parametro. Infatti, sum recursive adesso ha due parametri, che sono il numero corrente e l'accumulated sum. Quindi vedete che qui nel richiamo a linea 12 gli passiamo 1, il primo numero, e 0, il valore da cui partiamo ovviamente della somma. All'inizio la somma è 0. Poi, di nuovo, c'è la condizione di terminazione. Se il numero è uguale a 11, ritorno accumulated sum. Altrimenti, vedete qua, lo potevo anche fare fuori e poi passarglieli come parametri, l'ho fatto direttamente dentro il richiamo della funzione, passo in sostanza a me stesso current number più 1 e accumulated sum più current number. È la stessa cosa di prima, solo che queste informazioni le passo mano a mano tramite dei parametri. Ok? Quindi questa è la soluzione, l'approccio da preferire. E intanto abbiamo già visto un primo esempio di ricorsione. Ok, primo esercizio. Oggi preferisco che lavoriate voi, mi raccomando fatemi domande se avete dubbi. Primo esercizio, proviamo a scrivere un programma ricorsivo che calcola l'ennesimo numero di Fibonacci. Avevamo già fatto, se non sbaglio, un generatore per Fibonacci, generatore infinito. Qui no, qui vogliamo dire, ok, voglio il numero di Fibonacci 32, Fibonacci di 32. Ok? E questo viene risolto tramite una funzione ricorsiva. La stessa definizione di Fibonacci è ricorsiva. Vedete, dipende da n, n più 1 dipende da n e n meno 1. Questo è un esercizio che si risolve ricorsivamente, non è un esercizio di esplorazione, qui non stiamo esplorando varie soluzioni perché di soluzione ce n'è una, quindi ad esempio in questo caso non c'è il backtracking, no? Andiamo dritti, scendiamo verso la soluzione. Ok, provateci. Magari vi lascio un po' più di tempo perché sono più difficili, bisogna entrare nell'ottica di ragionare ricorsivamente. Quindi poi mi zittisco, ma dovete fare proprio questo sforzo di dire, di cercare di suddividere il problema in problemi più piccoli e poi fidarvi che il programma sarà in grado di risolvervi questi problemi più piccoli. Ok? Bisogna entrare un po' nell'ottica. È normale. Allora, vedo che comunque siete già esperti di ricorsione, questo mi fa piacere, probabilmente anche perché lo stesso esercizio l'avete già visto in precedenza, classicone come primo esercizio per imparare la ricorsione, ma almeno avete visto come si fa in Python e vediamo se riesco a complicarvi un po' le cose nel proseguio della lezione. Sono abbastanza sicuro di sì.
Però ho visto che molti ce l'hanno fatta più velocemente degli esercizi sulla programmazione funzionale, quindi complimenti, partiamo comunque da una buona base. Facciamolo insieme per chi non è riuscito a completarlo. Dicevamo, io voglio avere una funzione Fibonacci a cui passo un valore su cui voglio calcolare la serie. Non lo so, diciamo il 16 che mi ricordo a memoria. Questa funzione ovviamente deve essere ricorsiva. Def Fibonacci, n, due punti. Allora, qui di nuovo non è un programma, non è una ricorsione dove vogliamo esplorare varie possibilità, vari cammini, eccetera, ma dal nostro numero n, in questo caso 16, vogliamo scendere, o tornare indietro in questo caso, fino alla condizione di terminazione, ma c'è la formula, no? Quindi il calcolo è quello, non abbiamo alternative da seguire. Quindi una ricorsione abbastanza semplice. Come sempre, chiediamoci qual è la condizione di terminazione, cioè parto da 16, in questo caso, e fino a quando devo suddividere, diciamo così, il mio problema? Fino a quando non sono in grado di ritornare direttamente a un risultato. E quando capita questo, beh, ce lo dice la formula. Noi sappiamo che Fibonacci di 1 uguale a 1, Fibonacci di 0 uguale a 0. In questi casi qui possiamo direttamente ritornare 1 o 0. Quindi questa è la nostra condizione di terminazione. Se arriviamo lì non dobbiamo scendere oltre. In questo caso abbiamo due condizioni di terminazione, quindi due problemi che possiamo risolvere direttamente. Quindi possiamo dire che se n è uguale a 1, potrò dire return 1. Allo stesso tempo, se n è uguale a 0, return 0. Quindi questa è la condizione di terminazione. Se facciamo tutto in modo corretto, prima o poi entreremo qua dentro e quindi, grazie alla return, stopperemo la ricorsione. Se invece siamo ancora sopra lo 0, l'1, qui l'idea è di andare indietro, quindi partire da 16 e andare indietro, come fa la formula, tra l'altro, la definizione. Allora noi possiamo basarci appunto sulla formula che è ricorsiva e quindi demandare il calcolo di Fibonacci di n-1 e Fibonacci di n-2 alla ricorsione. Cioè mi fido che questa cosa funzioni. Io parto da 16 e mi fido che il programma sia in grado di calcolarmi Fibonacci di 15, sapendo che mano a mano andrà avanti. Quindi posso calcolarmi due termini, left o boh, chiamateli come volete, Fibonacci di n-1 e Fibonacci di n-2. E poi ritorno left più right, o posso direttamente fare così, eh? Quindi sembra una magia, diciamo così, ma in automatico noi sappiamo che tramite questa chiamata ricorsiva riusciamo a risolvere il nostro problema. Sembra una magia nel senso che un programma ricorsivo si risolve in un numero limitatissimo di righe di codice, okay? Anche programmi complessi riusciamo a scrivere 3-4 righe di codice quando la versione interattiva probabilmente ne vorrebbe almeno il doppio.
In ogni caso, mi sembrate abbastanza ferrati almeno su questo tipo di problema. Vediamo Fibonacci di 16. Non so perché c'è ancora un output precedente. Ok, sembra funzionare. Una vostra compagna mi ha fatto una domanda: ma fino a che numero possiamo spingerci qua dentro? Nel senso, mi sono accorta che mettendo già 35. Il programma non termina, almeno non termina in tempi ragionevoli. Allora, qui ci sono. Ok, ora ha terminato, ci ha messo un po', ma l'ha calcolato, però comunque è lento. Okay? Questo già ci fa capire che la ricorsione è talvolta poco efficiente, ma dipende non solo dalla ricorsione in sé, ma anche dal tipo di soluzione che andiamo a implementare. Vediamo sulle slide c'è proprio questo esempio che probabilmente di nuovo avete già visto nel corso precedente, ma è bene rivederlo. Perché è lenta questa ricorsione in questo caso? Beh, è anche lenta a causa dell'approccio che abbiamo utilizzato, perché con l'approccio che abbiamo utilizzato vediamo cosa succede. Supponiamo di partire da Fibonacci di 5. Ok? Chiediamo, risolvimi Fibonacci di 5, come la riga 15. Allora, arriviamo qui, non siamo ancora nella condizione di terminazione, quindi passiamo sotto, ci calcoliamo Fibonacci di n-1 e Fibonacci di n-2. Ed è quello che succede qui. Quindi abbiamo due chiamate alla stessa funzione. Per ognuna di queste chiamate il processo si ripete, quindi per Fibonacci di 3 mi calcolerò Fibonacci di 2 e Fibonacci di 1. E poi per Fibonacci di 2 mi calcolerò Fibonacci di 0 e Fibonacci di 1. Ma stessa cosa succede dall'altra parte. Ok? Vedete che ci sono ampie parti di questo albero che sono esattamente le stesse. Quindi calcoliamo le cose più volte. Quindi stiamo facendo delle cose inutili in questo caso. Quindi sicuramente qui c'è ampio spazio di miglioramento. Non andiamo a vedere come migliorarlo, però potete anche provarci voi stessi. L'idea è che questo programma si può ottimizzare, come cercando di non calcolare più volte una cosa che ho già calcolato. Vedete, questo sottoalbero qua, fib di 3, è esattamente uguale a questo sottoalbero qui, fib di 3, sulla destra. Quindi è vero, la ricorsione è lenta di per sé, soprattutto in Python, ma spesso è anche lenta perché magari facciamo la strada più facile possibile, che è quella di calcolare tutto, quando potrebbe esserci una strada più ottimizzata. D'accordo? Quindi come esercizio, se volete a casa, potete provare a migliorare quel programma cercando di, appunto, evitare di calcolare più volte la stessa roba. Va bene, complichiamo un po' le cose. Vediamo altri tipi di esercizi che possono essere affrontati ricorsivamente. Un esempio, ve ne ho parlato prima, quello degli anagrammi. In generale, vi ho lasciato qui alcune istruzioni, alcune domande che vi potete fare prima di affrontare un problema ricorsivo. Innanzitutto, occorre analizzare il problema. Ci sono tre cose che dovete definire bene. Il primo è che cosa rappresenta il livello della ricorsione. Ad esempio, nel calcolo di Fibonacci il livello corrispondeva al numero a cui siamo scesi, no? Prima di arrivare a 0,1. No? In altri problemi questo livello rappresenta qualcosa di diverso. Poi dobbiamo anche chiederci che cosa rappresenta una soluzione parziale. Che cos'è una soluzione parziale? È un qualcosa che costruisco, come dice il nome, passo passo durante il mio algoritmo ricorsivo. Nel caso degli anagrammi che vediamo dopo,
L'idea è di costruirmi questi anagrammi lettera per lettera, ok? Partendo da una stringa vuota, provo a mettere in questa stringa le varie lettere. E beh, e dove le metto? Dentro questa stringa. E questa stringa è la mia soluzione parziale. Perché l'anagramma sarà completo solo quando avrà le stesse lettere della parola originale. Ok? Quindi la mia soluzione parziale è questa stringa che costruisco mano a mano. Quando diventa della lunghezza giusta, diventa una soluzione completa. Ovviamente queste strutture dati hanno dei vincoli diversi a seconda del problema. Nel caso degli anagrammi, una soluzione completa dovrà contenere esattamente le stesse lettere della parola originale. Per altri problemi potrà essere diverso. Poi, dopo aver definito questo, dobbiamo chiederci come possiamo generare queste soluzioni. Cioè, come posso generare tutte le soluzioni al livello più 1 partendo dalla soluzione parziale che ho al livello corrente. Ok? In questo caso, degli anagrammi, come costruisco la prossima soluzione? Beh, aggiungendo una lettera. Come riconosco se una soluzione parziale è diventata completa? Di nuovo, dipende. Nel caso degli anagrammi, quando raggiunge la lunghezza della parola originale. Come faccio partire la ricorsione a livello 0? Abbiamo detto, sempre nel caso degli anagrammi, che in pratica vi sto risolvendo, ma mi serve per farvi l'esempio. All'inizio, prima di far partire la ricorsione, dovrò fare qualche lavoretto, dovrò definirmi queste variabili che utilizzerò, una stringa vuota, eccetera, una struttura dati per tenere traccia di tutti gli anagrammi trovati, eccetera. Quindi, per far partire la ricorsione a livello 0, bisogna fare prima qualche lavoro. E poi, possiamo complicare le cose. Data una soluzione parziale, ha senso sempre continuare e andare avanti? Ci sono dei casi in cui una soluzione parziale potrebbe diventare non più valida. Ha senso continuare la ricorsione? No, perché sappiamo già che quella soluzione non sarà valida. Nel caso dell'anagramma di ciao, ok? Sono partito con tutti gli anagrammi che iniziano con la C. Quindi, livello 1 aggiungo la C, passo a livello 2, rianalizzo la parola originale, riaggiungo una C. CC è valido? No, è inutile continuare, andare avanti. Mi fermo. E via dicendo, ogni problema ha il suo modo di stopparsi in questa, analizzando le soluzioni parziali. Se è valida, invece, ovviamente, continuo. Ma devo anche chiedermi come faccio, data una soluzione completa, a sapere se è valida oppure no. E poi, che cosa devo fare quando ho una soluzione valida? E qui dipende dal tipo di problema. Devo trovarle tutte? Nel caso degli anagrammi, sì. Quindi è un programma che esplora tutte le possibili combinazioni. Devo trovare la migliore? Allora, di nuovo, devo esplorare tutte le possibili combinazioni, ma devo tenere traccia solo della migliore trovata. Oppure mi basta trovarne una. E quindi, appena trovo la prima, stoppo tutto. Dipende dal tipo di problema. Però, come vedete, ci sono varie sfaccettature. L'ultima cosa su cui si può ragionare è quali strutture dati ho bisogno per affrontare il mio problema. Di nuovo, sugli anagrammi ve le ho già accennate. Sicuramente una stringa da costruire mano a mano per la soluzione parziale, e poi visto che dobbiamo tenere traccia di tutte le soluzioni, quindi tutti gli anagrammi, dovremmo avere da qualche parte una struttura dati in cui possiamo inserire ogni volta l'anagramma che abbiamo trovato.
E quindi questo è forse lo schema più generale che vediamo oggi per affrontare i programmi ricorsivi. È simile a quelli precedenti, però ovviamente certe parti possono esserci come no a seconda del tipo di problema. Quindi abbiamo alcune operazioni che vengono eseguite sempre, opzionalmente, magari possono anche non esserci. Poi abbiamo il check sulla condizione di terminazione, abbiamo già visto. Quando raggiungiamo la condizione di terminazione, spesso facciamo qualcosa, tipo abbiamo trovato un anagramma, ce lo salviamo e poi facciamo la return. For, quindi cicliamo sui vari sottoproblemi, generiamo una nuova soluzione parziale, tipo negli anagrammi, aggiungiamo una lettera. Ci può essere un filtro, appunto quello che dicevo, è questa soluzione ancora valida? Ha senso continuare? Se non ha senso, non richiamo la funzione ricorsiva. Lascio che vada avanti senza scendere. Se invece il filtro è rispettato, c'è la chiamata ricorsiva. E poi c'è il backtracking, che può essere utile. Di nuovo, ad esempio, per gli anagrammi, per mettere e togliere le lettere, provare quelli che iniziano con C, quelli che iniziano con I e via dicendo. Ok? Allora, ve l'ho già anticipato in n mila modi diversi, proviamo a scrivere un programma che, data una parola, ci calcoli tutti i possibili anagrammi di tale parola. Matematicamente questo corrisponde a trovare tutte le n fattoriale permutazioni dei caratteri inclusi nella stringa di input. D'accordo? Vediamo un po' come ve la cavate, forse avete bisogno di un po' più di tempo per questo esercizio. E io giro e, come al solito, sono disponibile per le vostre domande. Se può esservi utile, nelle slide successive c'è un po' quello che ho detto a parole prima. Non guardate la soluzione ovviamente, ma prima della soluzione ci sono alcune slide che vi spiegano quale può essere un possibile approccio. Cioè avere la nostra parola originale qui sotto e la nostra struttura dati parziale, che è una stringa vuota all'inizio. E che cosa possiamo fare? Possiamo costruire le soluzioni lettera per lettera, cioè in questo ramo qui analizzo tutte le parole, tutti gli anagrammi che iniziano con D. Ovviamente cosa mi rimane da analizzare? O e G senza la D. In questo ramo invece avrò tutti gli anagrammi che iniziano con O e via dicendo. E mano a mano si scende nell'albero in questo modo. Quindi ad ogni livello aggiungo una lettera. Quale lettera? Beh, la vado a prendere tra quelle che posso ancora inserire. E queste lettere che posso ancora inserire cambiano a seconda del ramo in cui sono. Vedete qui. Scendo ad esempio D, D, O, D, O, G, ma poi torno indietro, quindi tolgo la G, ritorno su, tolgo la O, ritorno su e provo con DG e scendo. E questo è il concetto di backtracking: scendo, salgo, torno indietro. Quindi questo dovrebbe dare un'indicazione su un possibile modo di risolverlo. E proviamo a risolvere insieme questo problema. Immaginavo che sarebbe stato un po' più complicato. Spero di riuscire a spiegarlo in modo chiaro. Comunque è normale le prime volte sbatterci un po' la testa. L'importante è, secondo me, cercare di capire l'approccio che sto utilizzando, perché si può applicare a problemi simili, diciamo così. E l'approccio è proprio questo: visto che vogliamo
enumerare tutte le possibilità, esplorare tutti i percorsi. L'idea è partire dalla nostra parola, in questo caso iniziale, e costruire le nostre soluzioni, che in questo caso sono anagrammi, ma potrebbero essere dei percorsi su una mappa, potrebbero essere dei percorsi su un grafo, su un albero, un passo per volta, esplorando però appunto tutti i percorsi. Quindi l'idea è prova ad aggiungere uno step, un pezzo del percorso o un pezzo della parola, in questo caso una lettera, faccio andare avanti la ricorsione pensando che quella sia la strada giusta. E poi tolgo quello che ho appena messo per provare altre alternative. Quindi questo pattern di metto, faccio, tolgo all'interno ovviamente di un ciclo. Questo è il ragionamento di base. In questo caso partiamo da una stringa vuota, costruiamo i nostri anagrammi lettera per lettera, mettendo una lettera, provando tutte le combinazioni che partono con quelle lettere iniziali e poi togliendole per esplorare nuove possibilità. Questo è il pattern di base. Detto questo, ragioniamo sulle strutture dati che ci servono. Allora, sicuramente ci servirà una stringa che tenga traccia della nostra soluzione parziale, ok? In questo caso la soluzione parziale è una stringa, potrebbe essere una lista, un albero o qualcos'altro. Noi abbiamo una stringa. E chiamiamola parziale, non lo so, è uguale. Parziale, uguale stringa vuota. Va bene. Poi avremo anche bisogno di. Allora, pensiamo al problema di Fibonacci di prima. Il problema di Fibonacci di prima, l'output era un numero solo, no? Non avevamo bisogno di niente per salvarcelo. Questo numero ci veniva ritornato direttamente dal programma. Qui invece in output ci aspettiamo che cosa? Una lista di parole, no? La lista degli anagrammi. E quindi ci servirà una struttura dati dove accantonare mano a mano queste parole. E quindi anagrammi, che inizialmente è una lista vuota. Attenzione, dove stanno queste due cose? Ho visto qualcuno di voi che definiva queste due variabili all'interno della procedura della funzione ricorsiva. Qual è il problema in quel caso? È che ogni volta voi le cancellate, le sovrascrivete. Invece queste devono essere definite all'esterno della procedura ricorsiva e passate come parametro appunto a questa procedura. Questo è quel lavoro che nelle slide prima chiamavo come facciamo partire la ricorsione a livello zero, definendo le varie strutture dati che ci servono. D'accordo? E poi abbiamo ancora magari una variabile parola che contiene la parola di cui vogliamo calcolare gli anagrammi. La possiamo chiedere all'utente, la possiamo definire noi. Adesso mettiamoci dog per semplicità e per allinearci all'esempio. Ok, abbiamo queste tre cose. Date queste, possiamo pensare di avere una funzione ricorsiva. La metto direttamente nella print, anagrammi, a cui passiamo le nostre tre cose. Parziale, virgola, anagrammi, virgola, parola. Ok, ho impostato il problema. Allora, sopra andiamo a definirci questa funzione. Anagrammi, parametri, possiamo chiamarli in modo uguale. Sì. Ah, giusto, è vero, sì. Chiamiamo la funzione anagrammi ricorsivo. Anzi, facciamo così. Chiamiamo anagrammi soluzione, perché è la soluzione del nostro problema. Quindi
La funzione riceverà come parametri la parziale, la soluzione e la parola. Allora, di nuovo, ripeto, anche per chi è arrivato adesso, l'approccio è semplice e si applica a tantissimi altri tipi di problemi. Parto da una parziale vuota, la costruisco mano a mano, e se devo esplorare tutte le possibilità, l'idea è aggiungere un pezzo, in questo caso una lettera, far andare avanti la ricorsione e poi togliere quella lettera, provando tutti i possibili casi. Fino a quando faccio questo? Fino a quando raggiungo la fine, la mia terminazione. Nel caso di un programma che calcoli il percorso tra due città su una mappa, arriverò ad esempio, sarò nella mia condizione di terminazione quando la città di arrivo è stata raggiunta. In questo caso sarò alla fine quando la mia parziale sarà un anagramma. Possiamo catturare questa cosa qui, ad esempio, focalizzandoci sulla lunghezza della parziale. Quando parziale contiene esattamente lo stesso numero di lettere della mia parola, se ho fatto attenzione ad aggiungere le lettere giuste, sono ragionevolmente sicuro che quella è un anagramma. Quindi, prima cosa da fare è sempre identificare la condizione di terminazione. If len di parziale, questa mia cosa che ho costruito passo passo, è uguale a len di parola, beh, vorrà dire che, se torniamo un attimo al nostro albero ricorsivo, vorrà dire che sono in una delle foglie, no? Sono ad esempio arrivato a dog. Ok. Ok. E che cosa succede qui? Qui dipende dal problema. Noi gli anagrammi li vogliamo salvare tutti. Allora, è per questo che ci siamo creati una lista soluzione che era vuota, proprio per appendere mano a mano gli anagrammi che trovo. Ok. Soluzione.append parziale. Ok, arrivato a questo punto, la ricorsione non deve andare avanti, perché sono arrivato alla fine, a una delle foglie. Al massimo torno indietro per esplorare altri percorsi. Allora, qui posso metterci una return e basta, che non mi serve a ritornare un risultato, mi serve solo a bloccare l'esecuzione di quella funzione lì, non andare più avanti. E qua sotto scrivere il codice principale. Quindi, se arriviamo in una condizione di terminazione, return, fine. Altrimenti andiamo avanti a eseguire altro codice. La return però può anche essere, diciamo così, implicita, nel senso che se io qui ho una else e il codice lo metto all'interno della else, a me non serve più mettere nessuna return, perché quando arriverò nella condizione di terminazione, l'else non verrà più eseguito, ovviamente, e la funzione terminerà di suo. Ok? Quindi è anche possibile non vedere la parolina return proprio per come strutturiamo il programma. Detto questo, se voi qui ci mettete una return, va bene lo stesso, no? Non cambia niente, è solo superfluo, diciamo così. Ma facciamo la versione con la return. Ok, se invece non siamo nella condizione di terminazione, cosa dobbiamo fare? Pensiamo al primo giro di questa chiamata. Noi riceviamo la parola dog e, come detto, possiamo provare a mettere una lettera per volta e vedere cosa succede. Allora dovrò ciclare sulle mie lettere, giusto? Quindi potrei dire for ch in parola, due punti. Che cosa faccio? Provo a mettere il ch corrente,
ad esempio, parziale più uguale CH. Al primo giro, parziale vuota, proverò a metterci D, il primo carattere di parola. Ok, ci metto D e faccio andare avanti la ricorsione dicendo, guarda, partiamo da D, tu vai avanti da dove sono arrivato io. E quindi richiamo anagrammi, a cui passo la nuova parziale, mi porto dietro comunque la soluzione, che non è globale, dobbiamo passarcela ogni volta, e anche la parola me la porto dietro. Sì, scusate, il primo è ovviamente parziale. Quindi ho messo la D, vado avanti pensando di avere la D in prima posizione e quando arriverò al fondo e tornerò indietro, rimuovo la D per far sì di provare anche tutte le parole che iniziano con la O, ad esempio. Ma questo non si applica solo al primo step, anche a quelli dopo, cioè io avrò DO, lancio la mia ricorsione dicendo alle chiamate successive, partiamo da qui, partiamo da DO, trovami tutti gli anagrammi che iniziano con DO, e poi tornando indietro toglierò la O e proverò la G. Okay? E per parole più lunghe questo si applica a tutti gli step successivi. Quindi ho messo un carattere, faccio andare avanti la ricorsione, tolgo il carattere che ho messo. Come faccio a togliere l'ultimo carattere che ho messo? Non è difficile, basta accorciarla attraverso, ad esempio, dimmi. Ok, il vostro compagno dice di ragionare sulla posizione della lettera, esatto, ma qual è la posizione di quella lettera? È l'ultima. No, quello che hai agganciato al fondo è l'ultima che hai messo. Se eravamo, che ne so, a DO, ho aggiunto la G sta nell'ultima posizione di parziale. E quindi posso usare uno slice, ad esempio, parziale uguale parziale da 0 dall'inizio a len di parziale meno 1. Meno 1 perché il secondo parametro è esclusivo, quindi prendiamo, togliamo 1. Quindi, che siano anagrammi, che siano percorsi su una mappa, in un determinato punto del mio percorso, ho 4 strade davanti, le provo tutte. Ok, proviamo con la strada numero 1, la aggiungo, faccio andare avanti la ricorsione pensando di aver preso quella strada lì, e poi la tolgo, affinché al giro seguente proverò anche la strada 2, e poi la strada 3, e poi la strada 4. Ora, qual è il problema qui che non ho ancora tenuto in considerazione? Supponiamo, do, dimmi. Ok, tu dici, ma questo avviene in automatico. In realtà il problema... Sì, però questo in teoria avviene in automatico. Il problema qui è che, guardate cosa succede, la mia parola è dog. Ok, for ch in dog, al primo giro abbiamo d, ch uguale d. Aggiungo d a parziale. Richiamo la stessa funzione e questo ciclo farà di nuovo... for ch in dog, e quindi il primo carattere sarà di nuovo D,
e lo riaggiungo di nuovo, avrei DD, che ovviamente non è valido. Quindi io sì, aggiungo CH solo se non l'ho ancora considerato. Allora, qui dipende dal problema. Ci sono dei casi in cui gli elementi sono univoci. E quindi si può fare, ad esempio, un qualcosa tipo if parziale, se ad esempio parziale è una lista, if parziale.contains ch, non faccio niente, altrimenti lo aggiungo. In questo caso c'è il problema delle doppie, ad esempio. E quindi questo trucchetto non funziona. Non posso dire if, non posso fare qualcosa del genere. If not ch in parziale, se ch non è ancora in parziale lo aggiungo e faccio la ricorsione. Questo non lo posso fare perché per le doppie non va. È chiaro questo? Perché altrimenti ne basterebbe una e tutte le altre non le controllerei più, non le userei più. Allora bisogna fare del lavoro in più per tenere traccia di quelle lettere che posso ancora aggiungere. E come facciamo? In sostanza, l'idea potrebbe essere di modificare parola, togliendo i caratteri che abbiamo già messo. Però attenzione, se modifichiamo parola, ad esempio qui abbiamo messo ch in parziale, potremmo togliere ch da parola, no? Ok, però se lo togliamo, poi dobbiamo poi anche rimetterlo, perché qui stiamo facendo backtracking, quindi backtracking non si applica solo a parziale, ovviamente, ma se vogliamo esplorare anche altre strade, anche quei caratteri che abbiamo tolto ritornano di nuovo in gioco. Ok? In ogni caso, facciamo un passo per volta. Come faccio a togliere ch da parola? Tu dici così, parola.remove ch. E con le doppie come funziona? Esatto, rimuove la prima occorrenza. Siamo sicuri che possa funzionare? Potremmo essere ancora più precisi. Potremmo utilizzare l'indice per togliere esattamente la parola che stiamo considerando e il carattere che stiamo considerando. Allora, purtroppo questo for qui non ci restituisce l'indice di ch in parola, ma c'è un modo di farlo, l'abbiamo visto all'inizio, magari non ve lo ricordate, però almeno ora lo riutilizziamo, che è utilizzare la funzione enumerate. Ok? La funzione enumerate che ci restituisce sia il singolo carattere che la sua posizione. Quindi for i virgola ch, dove i sta per l'indice e ch sta per il carattere, in enumerate parola. In questo modo io so esattamente la posizione di ch in parola e posso usare questa posizione per rimuovere questo carattere. Come faccio? Non sento, scusa. Sì? Con la pop,
Ok, dovrebbe funzionare, sì, alla POP dovresti poter passare l'indice, non so, ne sono così sicuro, bisognerebbe controllare la documentazione, oppure possiamo usare uno slice. Possiamo usare uno slice, ecco, perché attenzione, la differenza potrebbe essere questa. La POP ci modifica direttamente la lista, se non ne vado errato, correggetemi se sbaglio, se qualcuno... Ok. L'alternativa è costruirsi una nuova parola utilizzando uno slice, anzi due slice. Prendiamo il pezzo di parola che va dall'inizio fino a prima di quel carattere e poi ci agganciamo il resto. Quindi, ad esempio, new parola uguale. Parola che va da 0 a i-1, giusto? Anzi, fino a i perché è esclusivo, più parola va da i più 1 fino alla fine, quindi non metto niente. Sì? Però anche lì se ci sono delle doppie ti trova la prima occorrenza, mi sa. E quindi se stiamo parlando della lettera che però non è la prima ma è l'ultima, indifferente? Sì, forse sì. Seconda di la terza di E però tu le stai scorrendo in ordine. Però sì, in teoria forse dovrebbe funzionare. Poi facciamo una prova, sì, però in teoria sì. Comunque, cosa? In quel caso lì si potrebbe usare direttamente la remove. Sì. Allora, no, non ha, ne è saltata una perché la I è esclusivo, quindi supponiamo il nostro carattere è a posizione 3, qui è come se andassi solo fino a 2. Esatto, e quindi hai tolto quello a 3. Eh no, tu ne togli solo uno, perché gli altri potenzialmente puoi rimetterli. No, perché tu nell'anagramma metti la prima P, ma poi puoi anche mettere, se ci sono tre P nella parola, le dovrai avere tutte nella parola. Ok, poi proviamo magari se funziona la versione più semplice. In ogni caso, mi sono tenuto traccia dei caratteri che rimangono ancora e quindi al posto di passare parola io gli passo new parola, cioè le prossime chiamate ricorsive non scorreranno più la parola intera, ma solo le lettere che posso ancora inserire. Lei dice ok. Esatto, questa è un'ottima osservazione. Facendo così non funziona più la nostra condizione di terminazione in questo modo, perché appunto parola diminuisce. Beh, allora ribaltiamola. Quando è che abbiamo finito? Quando non abbiamo più caratteri da considerare. Quindi quando len di parola è uguale a 0. Ok. Attenzione, io vi ho detto, mettiamo in parziale, facciamo, togliamo, backtracking. Detto questo, se poi lo rimettiamo in gioco, un carattere, dovremmo anche rimetterlo nei caratteri disponibili, no?
Quindi dovremmo anche fare backtracking di new parola. In realtà questo non serve perché ho creato una nuova lista. Vedete, con questo assegnamento qui, non ho modificato la parola originale, ma ne ho creata una nuova. Quindi quando... Ok, e gliela passo a questa chiamata. Lui andrà avanti. Quando ritorno indietro, e diciamo così, da qui passerò alla riga seguente, la parola che era la new parola che era considerata in questa chiamata è sempre la stessa, perché ne ho creata un'altra. Quindi il backtracking serve solo quando andiamo a modificare direttamente la struttura dati coinvolta. Se invece ne creiamo di nuove, non dobbiamo più tornare indietro. Proviamo una parola con delle lettere multiple, così vediamo subito. Pippo, proviamo a lanciare. Ovviamente c'è qualche problema che mi sto perdendo, vediamo un po'. Qualcuno vede il problema? In parola, soluzione parziale. Parziale, soluzione, parola. Purtroppo farlo qui sopra su Apple è un po' limitato, nel senso che come adesso vorrei fare un po' di debug e non credo possa farlo qua dentro. Andiamo a copiarlo e lanciare magari PyCharm. Se avete già identificato il problema, ditemelo. Ok, qua è rimasto un progetto vecchio, ma lo utilizzo. Ok, allora proviamo ad andare in debug. Debug. Questa è la prima chiamata, quindi la mia parola è Pippo. Va bene, contiene tutti i caratteri, quindi non siamo alla fine. La mia parziale è vuota, aggiungo la P, tolgo quella P dalla parola, quindi mia parola diventa Ippo, e vado. Quindi parola dovrebbe essere Ippo, giusto? No, scusa, sì, scusami, hai ragione io. Grazie, hai ragione tu, ovviamente. Sì. Ovviamente, come al solito, l'errore più stupido di quello che potessi pensare. Dunque, qui l'approccio che abbiamo utilizzato è lanciare la ricorsione
e quando troviamo un risultato ce lo mettiamo da parte nella nostra lista di soluzioni. Quindi questa funzione effettivamente non ritorna niente, si salva ogni volta che trova qualcosa. Quindi non dobbiamo stampare la soluzione, ovviamente, la funzione, scusate, ma la soluzione che la funzione ci ha riempito. Quindi io richiamo anagrammi, faccio fare ad anagrammi tutto il suo lavoro e sono sicuro che alla fine lui mi abbia, lei, la funzione, mi abbia riempito la variabile soluzione. Ok. Sì, dovrebbe essere corretto, nel senso che ovviamente ogni P è considerata diversa. Quindi qui potremmo fare del lavoro in più, appunto per dire, ok, questo anagramma l'abbiamo già trovata, è inutile dire che la posizione P, la P a posizione 3 è diversa dalla P a posizione 2, sono sempre delle P. Esatto, potremmo usare un set, ad esempio. Se noi proviamo ad utilizzare, proviamo con una... non lo so, una stringa più corta con due lettere uguali. Abbiamo 6 parole. Proviamo a implementare l'approccio forse più facile, senza tener conto della posizione del carattere. Io potrei pensare di usare una remove di ch da parola, d'accordo? Quindi rimuoviamo la prima occorrenza. Qui non passo più new parola, ma passo parola. Facendo così però occhio, perché stiamo modificando direttamente la struttura dati, quindi se la modifichiamo poi dobbiamo fare anche backtracking. Quindi in sostanza andiamo a rimettere il carattere in gioco. Abbiamo messo e tolto da quelli disponibili e poi lo togliamo e lo rimettiamo in quelli disponibili. Non ha remove la lista, sì, ovviamente non mi ricordo mai a memoria la sintassi. Forse questo era il motivo per cui non si può usare la remove, perché la stringa non ha una remove. Ok, lui dice replace ch. Ok, questo ovviamente non funzionerà. E qui possiamo dire aggiungerglielo di nuovo così, più uguale ch. Ah, ok. A questo punto questo non può funzionare perché sì, perché la replace sostituisce Sì. Allora proviamo di nuovo in debug. Il bello della ricorsione per questo. Ok, la parola è DGD. Andiamo avanti passo dopo passo. Parziale diventa D in questo caso, parola perché rimane DGD? Ah, perché creerà una parola nuova, una stringa nuova, cioè non modifica in place. Ok, allora potrebbe essere questo. Quindi in sostanza
abbiamo di nuovo new parola. Quindi abbiamo l'approccio di prima, senza il backtracking. Credo, eh? Ora proviamo. No, vedi che la replace mi cancella tutte le occorrenze. E questo è il motivo per cui mi sembrava strano che potesse funzionare, ma sì, avessimo una remove che rimuova un solo carattere, la prima occorrenza funzionerebbe. Purtroppo nelle stringhe la replace li rimuove tutti e quindi no, non possiamo usare una soluzione del genere. Dobbiamo per forza di cose tornare agli indici. Vabbè, torno qua così. Quindi dobbiamo rimuovere esattamente il carattere che stavamo considerando. Quindi al netto di questa complicazione del andare a tenere traccia di cosa posso ancora aggiungere, complicazione che vi ho detto prima tante volte non c'è, nel senso che basta fare un isin in questo caso in Python, una contense in Java, però abbiamo visto con le stringhe c'è questa complicazione in più, però l'approccio è sempre parto da una cosa vuota, metto, faccio, tolgo per provare tutte le strade possibili. Va bene, detto questo, direi che posso introdurvi il laboratorio, che non avrete assolutamente tempo a finirlo adesso, quindi vi invito a finirlo a casa. Sono quattro esercizi diversi tra loro, alcuni sono più simili al calcolo del numero di Fibonacci, quindi dove sappiamo esattamente cosa ritornare, nel senso che c'è una formula, ad esempio per il fattoriale, che sicuramente avrete già anche visto nei corsi precedenti. Anche il secondo esercizio, che è la ricerca binaria da implementarsi in modo ricorsivo, è abbastanza simile, nel senso che non dobbiamo esplorare cammini diversi. Il 3 invece è più simile agli anagrammi. In pratica, data una stringa che contiene dei numeri o 0, 1 e delle x, noi vogliamo un programma che sostituisca queste x o con 0 o con 1. Si chiama expansion. Quindi, ad esempio, data questa lista, questa stringa, scusate, 0, 1, x, 0, x, noi sappiamo che le x possono valere sia 1 che 0, quindi vogliamo un programma che espanda queste x in tutte le possibilità. Quindi avremo il caso in cui le x valgano tutte 0, il caso in cui una valga 0 e l'altra valga 1, il caso contrario e il caso in cui tutte e due valgano 1. Questo è simile agli anagrammi per l'approccio da utilizzarsi. E poi abbiamo l'ultimo che di nuovo è più, non ci sono da esplorare percorsi, ma da calcolare il determinante delle matrici. Anche questo magari l'avete già visto in passato. Eventualmente poi nei prossimi giorni magari carico ancora altri esercizi per appunto aiutarvi. Se volete fare esercizi in più sulla ricorsione, li carico sempre lì nel solito posto come laboratorio, diciamo, e vi do poi anche le soluzioni. Però già questi quattro vi danno un buon punto di partenza.